eccoci qua, noi siamo qui in studio, qui alla 99esima puntata di Terza Pagina Magazine, tra arte, cultura, sociale e non solo, curiosità, musica, arte e teatro. Oggi qui abbiamo qui con noi, veramente gli faccio i complimenti di cuore, con il punto esclamativo per quanto riguarda il prossimo evento 24 luglio 2021 presso il palco esterno del mitico e non solo magico Teatro Marconi, scritto, diretto e interpretato da Melania Fiore. Buon pomeriggio a te, Melania. Ciao, buon pomeriggio carissimo. Grande Melania, grazie mille per l'invito. Grazie a te dell'attesa e non solo, grazie di essere qui a Terza Pagina Magazine. Saluto Maria Salamassi, colonna portante di Terza Pagina Magazine, il Teatro Marconi della Corte Felice, non solo, e tutto lo staff. Ma io ringrazio di cuore e mi inchino a te, grande Melania Fiore, qui con me in studio, Nicolò Carosi della redazione. Prego a te, Nicolò, con Melania Fiore. Buongiorno Melania, allora buongiorno, caro, buongiorno. Siamo ormai prossimi a questa data, il 24 di luglio, al palco esterno. Sì. Sei in maniera poliedrica all'interno di questo lavoro, no? Quindi voglio dire, sì. È scritto, è diretto, interpretato ovviamente da te. Che cosa prevedi? Dopo questa esibizione, di portarlo altrove, di fermare il tutto dentro questo contesto, cioè, perché c'è questa partigiana? Allora, intanto grazie a voi, è un piacere per me essere qui, è davvero un piacere, un onore, è assolutamente un onore salire sul palcoscenico del Teatro Marconi, che io insomma amo moltissimo, mi piace moltissimo insomma come teatro, e stimo moltissimo Felice della Corte eccetera, e lo ringrazio per questa opportunità. Allora, in realtà Partigiana è uno spettacolo che nasce nel 2012 e ha fatto più di 100 repliche in tutta Italia, quindi devo dire che questa è una, come dire, una delle tante repliche che ha fatto, e ho scelto proprio Partigiana per tornare in scena dopo questo lungo lockdown e questo periodo direi drammatico, no? Non solo per noi del mondo dell'arte e dello spettacolo, ma anche proprio per l'Italia tutta, insomma, ecco. E perché ho scelto questo spettacolo? Perché c'è questa partigiana? Perché è uno degli spettacoli a cui sono più legata, che sento più mio, che naturalmente ho scritto sulla scia di studi molto intensi sull'argomento, perché io ho sempre amato molto il teatro civile e cerco sempre di approcciarmi all'essere artista con una visione multilaterale, quindi cercando di vederla da più punti di vista. Per questo ho cercato di avere anche una formazione completa come attrice, come pianista, studiando all'università, come danzatrice e come scrittrice, proprio per mio desiderio personale. E la partigiana c'è, ho scelto questo spettacolo perché volevo ridare il senso di libertà, e penso che sia una cosa assolutamente attuale, no? Correggetemi se sbaglio, questo desiderio di libertà e di voglia di riprendersi in mano la propria vita, no? Dopo un così lungo periodo difficile. E quindi insomma spero di portare in scena la storia della mia Lina, di questa staffetta partigiana, proprio nel quartiere romano Testaccio. È proprio, no? Per questo che entro in gamba tesa con te, Melania. Proprio ricordi Lina, questa ragazza, questa staffetta partigiana sulla sua bicicletta, e ti sei immersa, sì, in questa situazione, in questo momento veramente che ricorda veramente cose brutte, non solo, ma veramente questa persona straordinaria di Lina, sì, presente dal quartiere romano di Testaccio, quartiere... Sì, anche perché è attualissimo, no? Che quartiere, dici, cioè... Ecco, prego, prego. Sì, no, dico, è attualissimo come messaggio, perché comunque noi è come se uscissimo da una guerra, cioè c'è proprio un'atmosfera di ricostruzione, quindi ho pensato che questa storia di resistenza potesse veramente far bene alle persone. Per riconsegnarci un po' a quello che era quel mondo pieno di affetti, pieno di ideali, quel mondo di questa Roma sparita con i suoi profumi, i suoi colori, quella Roma dei nostri nonni, no? Che adesso purtroppo insomma c'è ancora, però insomma la devi andare un po' a scovare.
e mi piaceva molto raccontare questo, e quindi ho cercato, diciamo, attraverso delle testimonianze dirette che ho ascoltato e attraverso degli studi proprio sull'argomento, di portarle in scena con la maggiore fedeltà storica possibile. Sì, io ricordo ancora, scritta e diretto da Melania Fiore, assistente alla regia Aldo Emanuele Castellani, luci Riccardo Santini e coreografia e movimenti Filippo Tabbi. Allora, Melania, sì, è proprio un lavoro di squadra. È un lavoro veramente molto di squadra. A te, Nicolò, prego. Ecco, mi interessava proprio questo discorso di una Roma sparita, tanto per citare un grande artista. Ecco, la tua Roma sparita, dopo questa grande ricerca, dov'è? Qual è? La Roma sparita è quella che purtroppo adesso fatica a ritrovarsi, una Roma piena di ideali veri per cui combattere, di sogni veramente resi reali dalle azioni concrete, perché Lina fa delle azioni concrete, anche molto rischiose, per riuscire a salvare se stessa e gli altri, che sono azioni che non hanno niente, come tante persone le hanno fatte, appunto quelle che abitavano questa Roma sparita, che non hanno nulla in cambio, cioè nel senso, certo, non è che lo fanno per un tornaconto personale, perché non si sapeva neanche se fosse giusto farle, però come molti dicevano, noi ci credevamo, ecco, quindi loro credevano. Roma è una città che in questo periodo festeggia la Roma, quella appunto sparita, quella che difficilmente si riesce più a collocare, festeggia la Madonna del Carmine, no? La festa dei Noantri è cominciata proprio domenica scorsa, insomma, e andrà avanti per tutta la settimana. Guarda caso, questa partigiana va a inserirsi proprio, a incunearsi proprio nella ritualità dei festeggiamenti, perché il 24 luglio, sì, siamo ancora in pieno. Ecco, devo dire che questa cosa non me la ricordavo, ecco, però mi faceva piacere sottolinearla, perché con questa, diciamo, lapsus inconscio del tutto, diciamo, motivato da questa esperienza di ricerca, sì, ti ritrovi proprio nel cuore del festeggiamento mariano, perché sappiamo che voglio dire, Roma ha sempre avuto una particolare affezione per la Madonna, e proprio penso quel giorno ci sarà la processione che porterà da Sant'Agata a Santa Maria in Trastevere, per poi andare invece alla Madonna, quella, diciamo, che sta al Divino Amore. Quindi, insomma, voglio dire, un percorso interessante. Ecco, noi ci dobbiamo assolutamente ricordare e segnare che proprio in quell'occasione l'apice di questo festeggiamento potrebbe essere proprio ricordare una storia così importante come quella di Partigiana. Sì, anche perché ci saranno anche proprio questa carrellata di personaggi romani che lei vivrà e farà rivivere sulla scena. Perché come avrete visto anche, no, lei è una sorta di marionetta, e questo verrà reso a livello scenico anche attraverso la danza e come dire, il movimento, e proprio far rivivere alcuni personaggi indimenticabili della Roma di una volta, no? Certo. Come il libraio di Via delle Botteghe Oscure, il Sor Venanzio, non so, sono personaggi ovviamente inventati da me, ma che traggono spunto da personaggi reali, quindi insomma da persone realmente vissute, il Sor Venanzio, il padre, non so, di Lina, le suocere del quartiere, insomma, tutte, la Sora Cesira, la professoressa Mazzucchini che cantava stonando addio giovinezza, una cosa del genere. Ecco, quindi per citare alcuni dei personaggi di questo spettacolo, quindi insomma tutto questo mondo verrà portato sulla scena e fatto rivivere, insomma, in maniera anche molto divertente ed esilerante, ecco, quindi sarà uno spettacolo sicuramente, diciamo, un po' che farà anche commuovere, però sicuramente anche molto divertire, questo senza dubbio. Mi impegnerò per farlo. Bene, bene. Allora, noi possiamo soltanto che concludere augurandoci di essere tutti lì presenti per questo spettacolo, sempre firmato dal Teatro Marconi come imprinting, con la magia, la scrittura, l'interpretazione di Melania Fiore, Partigiana, 24 luglio, ore 21, palco esterno. Io vi ringrazio davvero di cuore, ringrazio, davvero tanto per questa... Ringrazio te, Melania, veramente di essere stata qui con noi a Terza Pagina Magazine. Complimenti per tutto quello che fai, complimenti
per il Grazie. Tuo veramente spirito e cuore che metti veramente su quel palco magico. Quindi su tutti e i palchi d'Italia, per non quello solo. Che fate per gli artisti, grazie. No, ma grazie di cuore a te. Io ricordo ancora Partigiana, Teatro Marconi, 26 luglio presso il Teatro Magico, Teatro Marconi. Grazie a Melania Fiore, a presto. Grazie. Ciao a Melania, presto. Ciao.